Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video diverso da tutti gli altri, perché oggi andiamo a cucinare un toast con il ferro da stiro. Quindi, intanto che il ferro da stiro si scalda, prepariamo il toast. Allora, prendiamo del pane pancake qua. Ho preso quello aperto perché non ne ho altri, quindi l'unica roba che ho. Quindi mettiamo qua, tiriamo fuori due fette di pane, li appoggiamo qua e possiamo mettere via questo. Ok, non fate caso al casino che c'è qua perché mi ha detto di stirare e io infatti stiro, però stiro roba da mangiare. Mettiamo qua le fettine di pane, sperando che si vedano. Prendiamole su una sottiletta, taglierino, apriamo, perfetto, mettiamo una sottiletta, eccola qua, sperando che funzioni tutto perché sennò dopo mi tocca pulire, là. Se viene questo toast, prossimo video mi dite cosa cucinare con qualsiasi cosa. Avrei già cartina, buttiamola via per dopo. Mettiamola nelle sottilette. Prendiamo qua il prosciutto e spalla, vabbè, spero sia buono, non so cos'è. Comunque tagliamo qua così, perfetto. Taglierino, non, anzi se ci serve, quindi lo teniamo buono. Prendiamo un pezzo di spalla. Ok. Mettiamo qua. Perfetto. Mettiamo via anche la spalla. Poi puliamo le mani sulla maglietta. Prendiamo questa cosa, che non so come si chiama. È finita, speriamo che ci stia. Buttiamo via questo. Allora chiudiamo il panino, diamo una sgasatina al ferro che così si scalda. Mettiamo qua il nostro bellissimo toast e proviamo a chiuderlo nel miglior modo possibile. Ok, perfetto. Ok, dovrebbe funzionare. Adesso mettiamo via il taglierino, il ferro è caldo e quindi lo appoggiamo qua, vediamo cosa succede. Ah, speriamo che venga, sono uno chef, non so se serve il vapore ma noi ce lo mettiamo lo stesso. Com'è? È bollente qua, ostia. Giriamo dall'altra parte e scaldiamo. Sgasatina, così un po' di vaporino. Là. Non sa da toast e questo è un brutto problema, ma non so perché, se è perché si deve ancora cucinare o per altro. Dai, ti prego. Intanto che il toast si cucina qua, vorrei scusarmi se in questo periodo non ci sono stati video, ma se mi seguite sul canale di Telegram lo sapete. Sì, lo sapete già perché non sto pubblicando video. E se non mi seguite, seguitemi. Il link è in descrizione del canale. E allora vorrei scusarmi perché non ci sono stati video. Adesso spero di riprendere. Fatemi sapere nei commenti qua sotto che video fare, che video vi piace vedere, perché
Io le idee le sto finendo. Intanto scotta. E quindi scrivete nei commenti che video volete e cosa dovevo dire. Non mi ricordo più cosa dovevo dire. Intanto che penso, cuciniamo sto benedetto toast. Non so se sentite, ma c'è il formaggio che sta facendo. Qua è bello caldo. Ora si sa da tosto. Wow! Guardate! Guardate che meraviglia! Adesso con una mano è un po' difficile. Un'altra cuccitina di qua. Facciamo così. Qua. Perché di qua era la parte più grossa, quindi forse per quello non si è cucinato. Se questo trucco funziona, io toast li mangio così, se è buono. Spero di non aver dimenticato ingredienti, però un toast, siccome so fare un toast, l'unica, una delle poche cose che so fare, ho fatto un toast. Sarebbe da fare anche la bistecca, però non ce l'ho in casa adesso. Adesso qua si è appiccicato tutto. No, no, aia, scotta. Vediamo. Sta in piedi, telecamera. Non vuole stare in piedi. Là. Si è attaccato tutto. Perfetto, meglio mangiarlo così piuttosto che non mangiarlo. Quindi, il toast è venuto. Adesso assaggiamo se è veramente buono o no. Buonissimo. Croccante, croccante. E è buono. Sì, il ferro possiamo spegnerlo. Ok. Ah, è proprio buono, sì. Come un toast normale, anzi ancora meglio. Squisito. Basta, perché sennò sono le 3 meno 10. Io ho appena sì mangiato il toast. Quindi, visto che questo esperimento è riuscito, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi. E sì, ho detto tutto. Quindi, se questo video vi è piaciuto, fate quello che vi ho appena detto. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!